Ciao, buon lunedì. Oggi è lunedì 25 maggio e andiamo avanti, 25 marzo, la settimana di Pasqua, quindi questa domenica sarà Pasqua. Sono le 11 e un quarto e io sono appena tornata. È dalle 6 di questa mattina che sono in ballo perché, allora, vabbè, ci siamo svegliati, ho preparato i bambini per la scuola. Poi ho accompagnato Lele al furgone perché stamattina andava a, saranno, mi pare, a lavorare. Poi sono andata in ospedale perché avevo la mia visita di controllo con la neurologa, poi vi dirò bene come è andata. Comunque, situazione stazionaria, quindi va già bene. E poi sono passata da Lidl perché mi mancava il caffè e altre due cosine. Perché ieri, che era domenica, non sono riuscita a fare la pianificazione della settimana perché la mattina siamo usciti per... scusate, appoggio braccio. Il muro sempre da rifare. Comunque, abbiamo deciso che non aspetteremo più il condominio, ma lo faremo da soli perché basta. È passato quasi un anno, non è ancora venuto l'imbianchino, quindi ce lo faremo da soli. Poi vi faccio vedere anche il colore che voglio fare. Cosa stavo dicendo? Ah, ieri mattina siamo andati da Decathlon a prendere il regalo per un amichetto di Mattia che ieri pomeriggio ha fatto poi la festa di compleanno, quindi siamo arrivati a casa alle 7 distrutti e io ieri proprio ho avuto la giornata completamente piena, non sono riuscita a fare la pianificazione della settimana, quindi la farò adesso, oggi, e così vi faccio vedere com'è andata la settimana scorsa, vi faccio vedere la pianificazione e il menù di questa settimana, così magari se qualche ragazza, perché ho avuto alcuni messaggi da qualche ragazza, quindi magari se qualche ragazza vuole prendere spunto, può seguire, diciamo, fra virgolette, e adattare la mia pianificazione, pianificazione alla sua. E magari posso darvi una mano e quindi devo fare quello assolutamente. Sto ancora aspettando, io penso di averlo già detto che prendo la disoccupazione, sono in disoccupazione dopo essere stata a casa dal lavoro appunto per la sclerosi multipla. Mi fa male il braccio, vi appoggio qui, vi appoggio qui. Quindi praticamente sono in disoccupazione. Questo mese INPS ha avuto dei problemi tecnici con un istituto di credito che è il mio istituto di credito e quindi non mi è ancora stata versata la disoccupazione di marzo. Molto bene perché cioè, uno ci fa i conti, insomma, appunto, puoi pianificare i budget finché vuoi, ma se poi non ti arriva lo stipendio, disoccupazione, quello che deve arrivare è un problema. Comunque speriamo in domani. Hanno detto che dovrebbe essersi risolto il problema e che entro il 27 dovrebbero essere fatti i pagamenti. A me solitamente arriva all'inizio del mese, 8, 9, 10 al massimo. Quindi speriamo che domani risolvano. Questo è uno. Seconda cosa, appunto, devo fare la pianificazione. E anche imbastire il mese prossimo perché ho anche i tracker mensili, quindi devo cioè fare, diciamo, il foglio per il tracker del mese prossimo. Poi cosa devo fare? Devo fare due lavatrici e ieri ho comprato il cura lavastoviglie, per cui devo fare anche la pulizia della lavatrice, così concludo il bagno. E altre cose cosa devo fare? Oggi Nicolas, se avete visto il vlog prima, spiego tutto, quindi se volete andatevelo a vedere. Oggi Nicolas teoricamente dovrebbe riuscire ad arrivare fino alle 4, quindi uscire con Mattia, per cui non devo andare a prendere uno, tornare a casa, andare a prendere l'altro, tornare a casa. Speriamo, anche qui incrociamo le dita, incrociatele anche per me, speriamo che lui regga fino alle 4. E poi volevo veramente farvi un ringraziamento enorme perché a me piace impostare degli obiettivi e devo dire la verità, raramente li raggiungo al 100% e
Mi dispiace, invece questo obiettivo mi ero proposta di riprendere a fare video e di arrivare a 1000 iscritti. Stamattina ho guardato YouTube Studio e ho visto che i miei iscritti sono 1001, quindi sono felicissima. E preparerò il video come promesso per il premietto che voglio regalare a una di voi diciamo per il raggiungimento dei 1000 iscritti. Preparerò un mini quiz su di me, sulla mia vita e sulla mia famiglia. Quindi, se non avete qualche risposta, c'è tutto nei miei video. Se ce li avete già, rispondete. Chi ha, vabbè, deve essere iscritto al canale, ovviamente. Tra chi risponderà giusto alle domande, darò una scadenza, chi risponderà giusto alle domande riceverà il premio. Se sarete in tante, o divido i premi, o sorteggio, cioè sorteggio comunque, vedo, se no, se siete in pochi, ne mando una a testa, poi ci sentiamo poi via mail. Comunque, questo farò un video a parte per questa cosa. Casa è ancora come l'ho lasciata, non ho ancora proprio neanche tirato sulle tapparelle, non ho ancora aperto le finestre, non ho ancora arieggiato, non ho ancora fatto niente perché appunto siamo usciti stamattina alle 7:30 e io sono tornata adesso. E oggi volevo fare anche i verzolini, quindi magari vi giro anche la ricetta dei verzolini, come li faccio io. Poi ovviamente non sono una cuoca, ripeto, con grande dolore di mia madre, di mia nonna, più che mia madre, pace all'anima sua, ma cioè, per lei era impensabile che io non fossi una brava cuoca. E visto che lei era una cuoca di professione, quindi è brava anche. Comunque, quindi adesso mi cambio perché ho su ancora i vestiti, diciamo, belli. Non perché, ripeto, io non ho vestiti da casa, vestiti da fuori, ma così sono proprio scomoda. È proprio una questione di comodità. Ho su i jeans e un maglioncino, una maglietta, e sono scomoda, quindi vado a mettermi altri vestiti, questi li metterò a prendere aria. E quindi parto così, metto sulla lavatrice, comincio a pianificare la settimana intanto che va alla lavatrice, e poi mangio qualcosa e sperando che Nicola stenga duro. Dopo pranzo praticamente vedo se riesco a fare qualcos'altro, insomma, altrimenti andrò a prendere i bambini e poi vedrò se riesco a fare qualcos'altro in giornata. Domani dovrebbe essere, fra virgolette, un'altra giornata abbastanza tranquilla perché Lele comunque va a lavorare anche domani, domani a Venezia, però domani Nicolas mi esce a Luna. Quindi poi quando esce a Luna io lo porto a casa, lo faccio giocare un po' e poi lo porto al parco giochi di solito e poi vado a prendere Mattia, per cui domani alla fine avrei a disposizione solo la mattina. Vabbè, insomma, tutte queste cose per dire che niente, adesso vado a cambiarmi e poi comincio. Ciao. E voilà, rieccoci qua. Nel frattempo sono le 2, sempre dello stesso giorno di lunedì. E visto che avevo detto che timer di qua, timer di là, ci mettiamo all'opera e voilà, invece mi ha chiamato la scuola dicendo che Mattia non stava bene se lo potevo andare a prendere, quindi che fai, dici di no? Oh, quindi lo siamo andati a prendere, abbiamo mangiato, io per oggi mi ero preparata, cioè mi ero messa in testa di farmi solo una semplice insalata con un po' di formaggio e quindi non avevo pronto niente. E quindi a lui ho fatto un paio di toast, oltretutto non avevo fame particolarmente da mangiare pasta e così, quindi gli ho fatto due toast e adesso è a letto che guarda la televisione. Ho il dubbio semplicemente che fosse stanco, ma io per prima quando andavo a scuola, io lo dicevo proprio tranquillamente a mia mamma, visto che comunque andavo bene a scuola, ci andavo sempre, quando gli dicevo mamma per favore fammi stare a casa qualche giorno, lei mi faceva stare a casa, quindi diciamo, utilizziamo lo stesso metodo anche con Mattia. Comunque niente, adesso alle 4 andrò a prendere Nicolas e teoricamente Lele mi ha detto che dovrebbe essere a casa verso quell'ora. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato stamattina al Lidl.
al volo, ho preso questo che mi mancava, il caffè. Lo pago 1 euro in meno circa rispetto agli altri supermercati, questo da 30, 1,50 euro in meno, però c'è solo il blu e il grigio. Nella fattispecie oggi c'era solo, scusate, c'era solo il nero e il grigio. Nella fattispecie questa volta c'era solo il nero, questo lo pago 8,49 invece che 9,90 praticamente. Poi ho preso i biscotti che avevo terminato per la colazione dei bimbi. In tutto ho speso 23,82. Vi faccio vedere lo scontrino. Ho provato a prendere questa, la crema per i piedi. Io avevo finito la mia crema per i piedi. Questa è idratazione intensa con 10% di urea per pelle molto secca. Io ho le pelle dei piedi molto molto secche, senza microplastica. Proviamola, 1,90 euro, 1,99 euro. L'ho provata, infatti l'avevo già addocchiata, ma volevo finire prima la mia l'ho finita, quindi ho provato a prenderla. Banane che manco gli zoo, la camomilla che era quasi terminata. Poi ho preso questo aggeggio che era in offerta 1,90 euro, una cosa del genere, per accendere le candele, perché sennò io, sì, è vero che fumiamo, è vero che ci sono gli accendini, ma questo, quando è ora di accendere le candele, mancano sempre, sono in fondo, quindi insomma mi serviva da un po' e quindi l'ho preso e lo andiamo a mettere nel cassetto poi dell'ingresso. Poi mi sono presa le cicche, gomme, chewing gum, come lo volete chiamare, perché ho intenzione di fumare meno. Ci si prova. Questo era in omaggio con la spesa, quindi l'ho preso. Questo è il succo di frutta d'ananas senza zuccheri aggiunti, quindi questo andava in omaggio. E poi per finire ho preso della macinata mista e della provoletta a fette, era ancora della settimana XXL per fare i verzolini. Avevo già del macinato, ma lo voglio usare per altro, quindi per fare o un ragù o la carne macinata mangiata così, quindi ne ho presa altra, era in offerta 3,49 per fare i verzolini. Quindi poi verso l'ora di cena mi attivo per fare i verzolini. Adesso devo... Ah no, e anche... mi sembra, no, un pacco di pane di segale, che con l'iperinsulinismo, quando mi avevano dato la dieta in ospedale, mi avevano detto che era meglio per me non mangiare le cose bianche, fra virgolette, quindi mangiare pasta integrale, pane di segale soprattutto. E quindi, visto che oggi l'unica cosa che mi ha, no, una delle cose che mi ha detto la mia neurologa è che devo cercare di dimagrire, purtroppo, rumore di lettiera, e devo cercare di dimagrire perché prima che mi succedesse tutto ero riuscita a dimagrire tanto, infatti anche dai video si vede, quelli vecchi vecchi, che ero dimagrita tanto, ma poi dopo che sono stata male, vuoi perché riuscivo a muovermi meno, vuoi perché un po' di depressione ti fa mangiare un po' di più, almeno me, vuoi perché ho fatto tanti cicli di cortisone e quindi purtroppo sono ingrassata tanto, perché ho messo su quasi 20 kg, per cui questi 20 kg vanno tolti. Io non ho problemi a dirlo perché non credo sia una cosa di cui vergognarsi. Io sono circa 1,80 m come altezza e sfioro i 100 kg, per cui non va bene. Il mio peso ideale per me, nel senso per cui io mi sento bene col mio corpo, sugli 80, 75, 80, 75 proprio è perfetto, perché comunque sono di corporatura robusta, quindi meno diventerei un sacchettino vuoto, insomma un sacchettino di borotalco. Invece 75-80 sarebbe il mio peso ideale, speriamo di riuscirci. Come al solito uno dice devi smettere di fumare, devi dimagrire, insomma le due cose insieme non vanno molto bene. Io volevo far vedere cosa mi aveva regalato Mattia.
È una rosa vera, praticamente stabilizzata, si chiama, credo, con questi giglietti nel vasetto del mio colore preferito, un viola e lilla. È bellissima, solo che la devo mettere in cucina quando lascio aperto il corridoio, perché sennò la Stella ha deciso che vuole provare a assaggiarla, a sapere che sapore ha. Va bene, ascoltate, io adesso sistemo la cucina. Perché ho un sacco di panni da piegare, ho un sacco di cose da fare e alle 4, 3 e mezza devo partire per andare a prendere Niki. Quindi poi non so cosa poi riuscirò a fare con lui, con loro due in casa, poi torno anche lei, insomma. E quindi vi saluto, ci vediamo. Avejita chiquitita, avejita chiquitita, avejita, dime dónde estás. Estoy aquí. Buongiorno, andiamo avanti con il nostro weekly vlog. Vuoi vedere che questa settimana riesco anche a girare tutti i giorni? Allora, innanzitutto volevo ringraziare le ragazze perché ieri era lunedì, oggi è martedì 20, oggi è martedì 26. Avevo caricato un video e non so perché era andato su senza audio. Fortunatamente l'avevo eliminato dai video, ma fortunatamente non avevo, diciamo, svuotato la cartella degli eliminati e quindi sono riuscita a ricaricarlo. Quindi grazie mille a chi me l'ha segnalato, siete dei fenomeni, lo sapete. Allora, oggi è martedì, io sto tornando a casa, ho portato Nicolas a scuola. E poi sono dovuta andare a prendere due cose perché Mattia ha il raffreddore forte, io anche. Ieri sera avevo un freddo sotto il piumone con la felpa, un freddo della miseria. Comunque, vabbè, le cose bisogna farle lo stesso. Quindi abbiamo portato Niki a scuola, ma sono dovuta andare a fare scorta di carta perché non avevo più né fazzoletti né Scottex. Né carta igienica, cioè un disastro, quindi sono dovuta per forza andarla a prendere. Fortunatamente sono riuscita ad andare in un piccolo centro commerciale che c'è più o meno vicino a casa mia e quindi sono andata al Conad in questo negozietto di negozietto, questo Ohmai, un negozio di mercato di cinesi che almeno sono riuscita a comprare tutto, anche perché con Nicolas sta andando molto bene, quello di cui vi parlavo nel vlog scorso, quindi gli orari, diciamo, personalizzati. Oggi uscirà all'1, visto che oggi non era un po' capriccioso, soprattutto perché poi il fratello era a casa, quindi non voleva andare. E domani, con tutta probabilità, li terrò a casa entrambi, perché poi cominceranno le vacanze di Pasqua, quindi va bene. Oggi lo andrò a prendere all'1, dicevo, perché oggi era la giornata che uscirà all'1 e gli avevo promesso che se avesse fatto il bravo gli avrei preso un regalino e lui voleva una pistola di quelle, lui è basato sulle pistole, infatti ha 7000 Nerf, infatti vuole anche l'uovo della Nerf di Pasqua. E praticamente gli ho preso questa pistolina, insomma, appunto da ragazzi cinesi, per non spendere un capitale, perché comunque giochi ne hanno a bizzeffe, infatti l'ho pagata 3 euro. Ieri, primo giorno, tentando entrambi, cioè sia la dieta che smettere di fumare. Allora, per quanto riguarda la dieta è andata bene, ma ripeto, non faccio particolarmente fatica a non mangiare, tranne quando mi vengono i raptus. Per quanto riguarda le sigarette, sinceramente ho deciso di diminuire prima di smettere completamente, perché so già che se, cioè io mi conosco, quindi so già che se magari riuscirei a fare per 3 giorni, per dire, a non fumare, poi ricomincerei uguale a prima. Invece andando un po' in garage magari ce la possiamo fare, anche perché ragazzi, costa troppo, cioè anche proprio a livello economico è una bella botta, quindi basta. Adesso vado a casa, vi faccio vedere le due cosine che ho comprato qua, come al solito, per comprare
me la metterò in tasca la macchina. Ma anche nelle vostre città quando piove la città si paralizza, perché da noi quando piove, cioè, si paralizza, nel senso che uccellino. Ok. E quindi niente, questo. Adesso vado a casa. Lele è a Venezia, cioè non so se ancora se già arrivato, comunque è partito stamattina alle 7 e andrà a lavorare a Venezia. E basta, direi. Ho trovato da parcheggiare. Direi tutto qui. Oggi sinceramente non so bene cosa farò. Piove, quindi non si parla di lavatrice. Potrei approfittarne per il discorso di lavare la fare il cura lavatrice, insomma. Scusate, ma e quindi potrei approfittare per fare quello e dovrei stirare, perché non sono riuscita la settimana scorsa a stirare. E basta, poi insomma finire con le due cosine del bagno che devo finire. Devo ancora fare la pianificazione della settimana, ma io vi voglio far vedere queste cose qua, perché è vero che alla fine non riusciamo a essere perfetti, anzi, perché purtroppo o per fortuna la vita cioè gestisce la vita i nostri tempi. Noi possiamo cercare di aiutarla e aiutarla a gestire, cioè aiutarci a gestire i tempi, però poi alla fine succedono determinate cose a cui tu non puoi far fronte, o comunque non puoi prevedere, per cui le cose vanno così, cioè nel senso, se io, per dire, a me manca di fare lo stendino che ho in bagno, lo farò, cioè nel senso, e anche la pianificazione. Adesso, per dire, so che non riuscirò ad andare a probabilmente a fare la spesa settimanale questa settimana, vabbè che ho tante cose in casa, però non ci riuscirò, perché comunque i bambini poi sono a casa, Lele va a lavorare, Mattia è malato, quindi secondo me non ci riesco. Infatti sto prendendo mano a mano, un pochino alla volta, quello che mi serve, e sicuramente, ecco, oggi magari mi piacerebbe fare il menù settimanale, così da capire quello che ho in casa e quello che riesco effettivamente ad usare. Però niente, comunque i miei vlog non sono vlog senza una pippata in macchina. Brutta sta cosa, senza un pippone fatto in macchina, che brutta sta roba. E basta, adesso ho un paio di video da girarvi. Devo girarvi prodotti finiti casa, prodotti finiti persona, il What's in my bag che me l'ha richiesto una ragazza. Ah, una ragazza mi ha chiesto l'home tour. Io lo faccio volentieri l'home tour, a parte che dura 5 minuti perché casa mia è piccola, però devo sistemare delle cose, quindi magari lo faccio lo stesso, perché tipo appunto il muro della sala è ridotto in condizioni pietose, non per colpa nostra, perché deve venire l'imbianchino del comune, sì, l'imbianchino del condominio, ma non è ancora venuto. Però se volete ve lo giro adesso, una volta che magari in un giorno che è particolarmente ordinata. E poi devo girare, io ho detto, i prodotti finiti, il What's in my bag che me l'ha chiesto una ragazza, il budget, pianificazione del budget, e il mio, farvi vedere il mio quadernone ad anelli, cosa ho dentro il quadernone ad anelli. Quindi dovrei girare questi 5 video e poi vorrei, a parte che vorrei diversificare un po' la settimana come mi ha consigliato anche Lele, quindi tipo fare il lunedì uscirà il vlog, il mercoledì uscirà qualcosa riguardo al beauty, il giovedì qualcosa riguardo alla casa, magari la domenica pianificazione, insomma fare un po' una scaletta, però anche lì poi è difficile seguirla, è inutile prendersi in giro, o almeno per me è difficile seguirla. E comunque ci si prova. Madonna, mi prurdono gli occhi tra l'allergia e il raffreddore, va bene. E niente, basta, cosa volevo dire? Non mi ricordo, tiriamo il freno a mano. E sì, no, direi basta, non ho più niente al momento da dire, quindi andiamo a casa, vi faccio vedere quello che ho comprato e
prendiamo la pastiglia e poi ci vediamo. Basta. Allora, siamo tornate. Siamo in casa, finalmente. Vi faccio vedere le due cose che ho preso. Allora, dai cinesini ho speso 8,90 euro. E ho preso la carta igienica. Tra l'altro è grandissima questa, quindi buono. E l'ho pagata 3,50. Ormai la carta igienica costa più che... cioè è ormai, vabbè, non voglio dire una parolaccia, ma andare in bagno è diventato un lusso. Poi ho preso sempre per 2,95 euro la pistolina che dicevo, quindi la pistolina con le due freccette e la... il bersaglio che avevo promesso a Niki, e va bene. E poi per 2,45 ho preso queste. E voi direte, devi mettere via dei maglioni? No, devo mettere via dei giochi. Ho intenzione di eliminare quasi del tutto completamente le scatole dei giochi dei bambini e mettere tutto dentro ai sacchetti. Tipo i giochi in scatola, tipo i puzzle, tipo queste cose qua, metterle tutte dentro nei cassetti, dentro a un contenitore, perché così mi tengono meno spazio. Ho provato a prendere questa dimensione, sì, è perfetta, è grossa così, con la chiusura, insomma, e vanno benissimo. Teoricamente io preferisco, ormai sono diventata... come si dice, dipendente dai sacchetti, quelli che vanno in offerta Lidl, quelli con la chiusura zig, però non li ho trovati grossi, quindi vanno bene quelli. Poi, da Conad ho speso 8,39 euro e ho preso le mandorle, perché quando sono in dieta 2 o 3 a metà mattina le mangio con una banana, magari, dei fazzoletti. Il latte, che lo beve Niki la mattina e l'avevo quasi finito, i croccantini. Ti piacciono? Sono quelli col pesce? Sì? I croccantini pastella, che li aveva finiti e diventa matta, continua a chiamarmi finché non glieli do. Il robiolino, questo di Parmareggio, non l'ho mai provato, ma di solito Parmareggio come... marca mi piace, perché Mattia ha chiesto se gli potevo prendere la rubiola, allora gliela sono andata a prendere, è malato, e gli ho preso la focaccia, questa qua del Conad, per metterci dentro la rubiola, così oggi pranziamo così. Abbi il coraggio di farti vedere e far dire quanto sei rompiballe. Sei rompiballe? Non parli più in braccio? Va bene, rimetto giù e ricomincio. Vi saluto, adesso vado a farmi la mia merenda di metà mattina, perché tanto ormai sono 4 ore che sono sveglia, e poi ci mettiamo a fare qualcosa. A dopo. Ciao. È un video per il papà. Mi hanno portato questo, sono stato bravo. Stiamo andando a casa? Sì. Sì, a posto. Saluta. Ciao. Cefalota? Dove siamo? In Cina. Cosa stai mangiando? Fuori in agrodolce. Buono? Sì. E perché siamo fuori a cena? Perché non ci sono i nani. Questa è la cosa. Ma no, ci sei tu. Saluta. Ciao. Eccola qua, la vostra Beniamina. Adesso mandalo al papà o alla mamma. Dai, li salutate. Papà e la mamma. Ciao. Ciao. Ma la donna, Matti, sai che saresti ma bella, saresti? No, io no. È bella che... È pronto? Aspetta. No, aspetta, metti pausa.
Guarda, eccolo, via. Eccolo. Ah, stai facendo pizza. Pizza. Yeah. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Ma perché? Buon appetito. Buon appetito. Ehi, ma sei un bambino come scatto? Niki, dove sei? Muori, c'è il salume in tavola. Hai detto la parola? Salume. C'è il salume in tavola. Io. Chef. Ci dica un po' il menù. Chicche della nonna a piacentina. Abbiamo un salume piacentino e faraona ripiena. Della mamma. Intanto io riprendo anche la preparazione della frutta, perché è bella anche quella, eh. Sì. Ci siamo. A vedere. Cosa? Come ti stanno? che puoi usare a distanza, ma ancora meglio se i killer a pagamento, cioè dire, killer a pagamento, tu fai il verifico poi fa tutto l'offra. Dio ti dà. Wow, aspetta che ti faccio una foto anche.